sveglierà soltanto il giorno di San Giuseppe, lo zeppolone fritto napoletano. Guagliù, questa è una creatura, non è una zeppola. Salve a tutti, benvenuti alla mia cucina. Oggi prepariamo lo zippolone di San Giuseppe fritto. Eccolo, questo spettacolo, un dolce esagerato. Ovviamente si può riempire in tutti i modi che vogliamo. Questo è il classico per San Giuseppe, quindi crema e amarena. È il classico impasto della zippola fritta che faccio sempre in tutti i video, però ovviamente viene governato in un altro modo e fritto in un modo spettacolare. Andiamo con la ricetta. In un pentolino inseriamo l'acqua. Burro e sale. Ovviamente il burro si può sostituire allo strutto, come già ho fatto in altri miei video. Si può anche sostituire con olio. Adesso inseriamo la farina setacciata. Giriamo bene con forza questo impasto perché è un composto abbastanza duro. Non è come quello della zeppola a forno. L'impasto si può anche togliere dal fuoco non appena abbiamo messo la farina, è diventato un solo impasto. Lo togliamo dal fuoco e inseriamo le uova. Facciamo raffreddare giusto 2-3 minuti. Inseriamo un uovo. Mescoliamo finché non si assorbono le uova una per volta. Questa operazione si può fare sia in planetaria che a mano o con uno sbattitore elettrico. Adesso che l'impasto è un po' più raffreddato, posso mettere anche la mano all'interno e lo vado a impastare a mano, si fa molto prima. Come vediamo, l'impasto è pronto, deve essere cremoso ma tenace nello stesso tempo. Allora, impasto pronto, bocchetta riccia 12-14 massimo. Mettiamo il foglio di carta da forno, una teglia un po' unta, così non si stacca. Andiamo a fare uno zeppolone di 20 cm di diametro, comunque lievita tanto. Quindi andiamo a stampare. Allora, io vado a fare uno zeppolone dal diametro più o meno di 20 centimetri. Potete anche fare una misura con una teglia, così fate, diciamo, la misura precisa con la teglia. Io l'ho fatto a mano libera. Mi raccomando, fate lo zeppolone più piccolo della padella, altrimenti poi quando è in cottura esce tutto fuori. Nel frattempo prepariamo l'olio per la frittura e sale a temperatura, rimane un po' all'aria ad asciugarsi all'esterno. Tutto pronto, olio pronto alla temperatura di 160-165 gradi. Possiamo fare una prova di un po' di impasto all'interno per vedere se è pronto. Adesso togliamo lo zeppolone con le forbici e inseriamo nella padella. Ragazzi, bisogna girarlo sempre bene in ogni lato, continuamente, fino alla completa cottura. Più o meno ci vorranno 30 minuti di cottura. Fare bene attenzione, però guardate qua che spettacolo.
Ragazzi, è pronto, guardate che spettacolo. Adesso lo facciamo raffreddare e prepariamo la crema. Prepariamo la crema pasticcera alla napoletana, quella bella densa, per fare il riccio sulla zippola. Mettiamo in un recipiente zucchero e farina setacciata. In questo modo. A questo punto inseriamo i tuorli. Inseriamo una piccola quantità di latte bollente o anche freddo, tanto poi ne recuperiamo sul fuoco, sarà un po' di tempo in meno. Inseriamo una piccola quantità di latte nel composto, creiamo una pastetta dura affinché non si formino dei grumi e inseriamo man mano poi il latte all'interno in piccole quantità. Quando il composto è ben denso e amalgamato, possiamo inserire anche tutto il latte insieme. In questa fase ci sono stati problemi di emulsione e si presentano grumi, potete frullare il composto con un frullatore a immersione prima della cottura. Mettiamo una buccia di limone prima della cottura e vaniglia, bacca o qualsiasi modalità di vaniglia va bene. Portiamo a cottura fino al totale assorbimento dei liquidi. Quando arriva a bollore è pronto. La crema è giunta al bollore, quindi togliamo i pezzi di limone. Prima di totale raffreddamento sbattiamo un po' con una frusta. Passiamo in un recipiente. In fase di raffreddamento un pizzico di sale. Quando è ben freddo lo andiamo a tagliare al centro. Quindi crema anche ben fredda, sac à poche. Bocchetta un po' più piccola dove abbiamo fatto lo zeppolone, sia 10-12 la misura. Quindi amarene intere e anche schiacciate all'interno. Copriamo con il lato superiore, zucchero a velo, copriamo con crema e amarena, sia amarena schiacciata che amarena intera. Questa è un'esplosione esagerata, c'è un odore mm.